Ciao a tutti, allora in tantissimi mi avete chiesto di fare magari qualche video più spesso, magari anche più leggero, senza una grande preparazione. Io ho preso la lettera e ho detto vabbè, allora chiamo un mio amico che infatti oggi è dietro la camera e cioè Lollo, Ciao a che tutti. esattamente come si può sentire regna l'entusiasmo nel fare questa cazzata e praticamente... Vabbè, facciamo un video a caso, a scazzo. E come lo facciamo? Lo facciamo sulla saga di Paperone, sull'albero genealogico della famiglia dei Paperi, che come vedete ho la fortuna di avere qua dietro. Chiaramente ne parliamo in maniera senza assolutamente millantare conoscenze che non abbiamo, infatti ci andrà a essere d'aiuto questo supporto, questo iDevice, su cui andiamo a leggere poi le informazioni relative alla famiglia dei Paperi, che chiaramente non conosco tutta a memoria. Un grande supporto in questa avventura sarà questa bacchetta. Uno zoom incredibile. Esatto. Allora, io direi di partire, se sei d'accordo, Certo. dalle basi. Bisogna partire dalle radici. E quindi andiamo a esplorare, vabbè, il primo componente della grande famiglia dei Paperi, il conte Braccio di Ferro dei Paperoni. Ok, tu ti ricordi qualcosa del conte Braccio di Ferro dei Paperoni? Decisamente no. Nacque in Scozia nell'880, diviene il leader del clan e va a difendere il castello quando viene assediato dagli anglosassoni. Però, quando gli uomini del conte vengono a sapere che sono pagati solo 30 scellini all'ora, lui aveva comprato solo gli archi e non le frecce, una cosa del genere. Sì, mi Sono le frecce e pare. non gli archi, una cosa del genere, lo abbandonano e questo ne decreterà poi la morte, quindi. Ok. Il prossimo personaggio, invece, è, devo dire, di grande spessore, in quanto si tratta del conte Pancia di Ghisa dei Paperoni, che era molto fedele al suo clan. Infatti, dà addirittura dei soldi al re Guglielmo I di Scozia per pagare un debito con il re d'Inghilterra. Poi, quando va a chiedere i soldi, il re gli risponde: Inculati. inculati, esatto, volevo dire, però non mi sembra il caso. Praticamente lui si triggera tantissimo, scende nella cantina del re, fa irruzione, si mangia tutto, incazzatissimo, e muore di indigestione. Una storia allegra che accomuna anche il capitan Hugh de Paperoni, detto schiumatore, che è il personaggio che fece una scommessa con un tizio abbastanza truffaldino che per l'appunto lo inganna e in questa scommessa lui perde tutto, perde la sua nave e gli restano solo i denti d'oro che poi vengono tramandati alla famiglia e questo viene citato nella storia Paperone e la cassa di Raffano. Mentre invece abbiamo il suo sodale, il luogotenente Malcolm de Paperoni, che personalmente ricordo solo di una passione per le patate. Non so se Più che ricordi, giusta, nel lo sguardo Paraguardo ce l'ha. Paperoni. Nel Paradiso dei Paperoni viene detto che lui è molto appassionato di patate. Mentre invece sul Duca Quaquarone dei Paperoni, ossia il Nino d'Angelo della famiglia dei Paperi, vabbè, insomma, questo è famoso perché il re Macbeth gli ordinò di proteggere il suo tesoro e lui lo prese un po' troppo alla lettera perché, insomma, si murò nel muro con il tesoro perché è diventato ossessionato dal proteggerlo. Poi nella saga lo vediamo interagire più volte con Paperone. Arriviamo a un punto secondo me focale della famiglia dei Paperi. Questo qua. Per favore, uno zoom qua. Ok, non si sa da dove, non si sa da chi vengono fuori questi due personaggi, queste due entità, ossia Patrizio dei Paperoni e il fratello Dingo il Sozzo dei Paperoni. Questi due personaggi sono fratelli. Non so se rendiamo l'idea, cioè. Allora, Patrizio dei Paperoni, sicuramente c'è stato un litigio tra questi due personaggi, cosa ne pensi? Probabilmente sì, a Ma giudicare, ne dai. Uno ha abbiamo. fatto più un nobile, l'altro Ah, abbiamo minatore. Patrizio dei Paperoni, che per l'appunto è con gli occhialetti, con le basette ben lavate e flosce, come si può vedere. E abbiamo per l'appunto questa parentela con Dingo il Sozzo, che è veramente sporco. Ma uno direbbe, ma sporco in faccia? No. Praticamente io mi sono sempre chiesto, ma come mai, come fai a essere Dingo il Sozzo sposato con Molly Mallard che sembra una bambina? Ah, vuoi vedere che effettivamente sono ripresi i personaggi in tempi diversi, no? Cioè questa è stata presa quando era una bambina, eccetera. Invece secondo me
effettivamente una bambina, quindi Dingo il sozzo, non tanto per la sporcizia che ne ricopre il volto, ma per altre cose che poi mi sono risultate più chiare da adulto. Comunque, secondo me, per l'appunto, poi è stato un grave litigio, non so su cosa possano aver litigato, fatto sta che Patrizia De Paperoni ha mandato poi a cacare poi tutto il resto della famiglia, dato che poi non ci sono più interazioni. Mentre Dingo il sozzo, invece, dal suo status di sozzo, addirittura sforna tre bambini con Molly Mallard. Questi sono due personaggi creati tra l'altro da Don Rosa. Dingle Stotz e Molly Mallard se li ha inventati lui per riempire il buco. Mentre Patrizia De Paperoni appariva nella storia del Zio Paperone, l'orologio dell'eclisse di Karl Marx. Dal fratello Dingo il sozzo vengono fuori questi tre personaggi. Abbiamo Angus Malibuche, che abbiamo visto si vede molto spesso nella saga, viene menzionato in Zio Paperone, la regina del cotone, da Karl Barks, e inventa i fumetti, non so se ti ricordi, ma lui inventa i fumetti secondo Don Rosa, e vabbè, insomma, i fumetti in cui lui è un gran figo, eccetera eccetera. Poi passiamo al mio zio preferito di Paperone, ossia Jake De Paperoni, che è incazzatissimo, lo vediamo, è un mito, Jake De Paperoni. Fergus De Paperoni invece, praticamente la controfigura di Paperone con la bomba. Vabbè, passiamo avanti, direi, e abbiamo questa triade abbastanza nota, ossia Paperone De Paperoni, su cui non bisogna dire più di tanto. Matilda De Paperoni, che in un'altra versione dell'albero genealogico era sposata con Pico De Paperis, non so se lo sai, Pico De Paperis, che era il marito di Matilda De Paperoni. Ma alla Egmont si sono triggerati fortissimo e hanno detto: no, te sei un cretino, adesso lo togliamo. Infatti poi hanno tolto questa cosa. Però in via ufficiosa, Don Rosa, secondo Don Rosa, Matilda De Paperoni e Pico De Paperis sono marito e moglie. Quindi sarebbe divorziati, no? Vabbè. Ortensia De Paperoni e poi Quack Mordack fanno questi due pargoli, ossia Paolino Paperino e la più celebre invece della Duck, che molto più celebre, direi, diciamo che ha un intreccio, una relazione con Duck, da cui poi nasceranno qui il generalissimo Quo, da cui viene occultato il simbolo della bandiera rossa, che la svastica, e poi qua fare un taglio, vediamo poi con cosa possiamo andare avanti. Matte visie canonici. Il capostipite della famiglia Duck è il marinaio Paperinocchio Coda Corta, che non so come, da solo, quanto sembra, è riuscito a generare poi tutta la famiglia dei Paperi, evidentemente per scissione, non lo so. E vabbè, da lui diciamo che viene fuori Humperdinck Duck, si vede, è il marito di Nonna Paper. Verranno fuori Quackmore Duck, il papà di Paperino, Daphne Duck, la mamma di Gastone, e Eider Duck, ossia il papà di Paperoga, come si vede molto somigliante al papà. Decisamente. Quackmore Duck l'abbiamo visto che si sposa con Ortensia. Daphne Duck invece va in sposa al fascinoso Gustavo Paperone, piacente, che è molto piacente, e appunto verrà fuori Gastone, che anche lui assomiglia molto al padre. Mentre invece Eider Duck si dice che un giorno fa un giro in una comunità per tossicodipendenti, e per l'appunto ne esce fuori con Lulubel Lun, che per l'appunto diventa poi succube del marito, che vabbè, insomma, poi sono altre storie. E vengono fuori Paperoga, come vediamo, appunto, per niente traumatizzato dalla sua infanzia, e Abner, detto Chiarafonte, anche lui per niente traumatizzato, infatti ci ha pure lascia qua. E niente, praticamente da Cornelio Scoot, sempre per scissione, si arriva a Clinton Cut. Ecco, non so, a me lo sguardo di Clinton Cut mi ha sempre affascinato. Te come ti senti in relazione allo sguardo di Clinton Cut? Mi preoccupa abbastanza. Si sposa con Giotturre Folaga, che è un personaggio sempre inventato da Don Rosa, questo qua, e hanno due figli. Casey Cut, inventato sempre da Don Rosa, nell'ultima slitta per Dawson, e Elvira Cut, che invece, vabbè, Nonna Paper, anche c'è molto da dire su Nonna Paper. Casey Cut è Greta Greb, che penso sia un personaggio sempre inventato. Infatti ho detto, mi sono sempre chiesto chi fosse questo personaggio. Importantissimo. No, mi sono sempre chiesto chi fosse.
effettivamente non ha nessuna importanza. Fanny Kut poi è la mamma di Ciccio, che si sposa con una persona molto fascinosa, ossia Luca Dell'Oca. Cioè, secondo me questa è la coppia meglio assortita di tutto l'albero. Non so se gli opposti si attraggono, devo dire. E abbiamo poi Pistacchio Kut, che viene fuori a caso. Però è un personaggio di Barksley, perché l'ho già visto da qualche parte. Abbiamo poi gli amici di famiglia, ossia Paperina, che è un'amica di famiglia. Poi abbiamo Eli, Amy e Evi, ossia April, May e June Duck. E poi Archimede Pitagorico e Eddie, che non fanno parte della famiglia di Paperi, ma ne sono grandi amici. Ma io direi che, possiamo chiudere. Non so se io ti avrei portato un regalo. Hai portato un regalo? Ci meglio. Questa è una sorpresa, cioè questa è veramente una sorpresa. Sarebbe la mia unica copia. Non era fatto. Della Paper Dinastia, se la vuoi sfogliare. Vabbè, abbiamo la Paper Dinastia con dentro delle pagine del Mega 3000. Vabbè, ma questa Paper Dinastia c'ha una storia. L'albero genealogico. L'albero genealogico in questa sua versione, devo dire, molto... questa cosa verrà tipo insultata. Tengo a precisare che non l'ho trattata così male io, ma... No, chi è che l'ha trattata? Mi è stata data da qui presente Mattia. Ah, io? Ah sì, è vero, sì. No, perché effettivamente l'avevo data io a Lorenzo. In realtà... Vabbè, possiamo raccontarla tutta la storia. Sì, dai. La confessione è che mi era stata data da Mattia da dare a un altro mio amico già così ridotta. Non esatto. So cosa ci abbia fatto. Vabbè, diciamo il nome dell'amico, Simone. Salutiamo Simone che ci segue. Non avendo mai letto la saga, io appunto ne possedevo due copie. E quindi gli di questa. E io ho pensato bene di incularmela. Beh, perché non possedevo questa copia. E sebbene sia ridotta così male, sempre meglio che niente. Io posso fare un'altra confessione. Tra l'altro sempre con protagonista Simone. Sempre lo stesso soggetto. Praticamente c'eravamo io e Simone che stavamo andando al libraccio di Viale Romolo a Milano. E niente, volevamo comprare dei fumetti. Lui non aveva mai letto la Paper Dinastia, appunto perché quella che gli avevo voluto regalare io l'avevo consegnata nelle sue mani. Nelle sue mani sporche, non era mai arrivata a destinazione. E praticamente vediamo questo volume, no? Questo lingotto sbrilluccicoso e niente, cioè gli ho segnalata, andiamo a vedere il prezzo e ci ha ancora attaccato, costava 3 euro e voglio dire, non potevo lasciargliela, cioè come fai a lasciargli una cosa del genere a 3 euro? Allora io subdolamento ammetto, gliela feci comprare per poi chiedergliela in prestito perché dovevo fare un video su tutte le edizioni della saga di Paperone. Questo quando? Questo 5 anni fa, gliela chiesi per una settimana e niente, poi lui partì per l'estero, quindi niente, Simone, se ci stai guardando questa saga è ancora qua. Chiudiamo. Ciao a tutti e buone vacanze. Interruzioni pubblicitarie. Dov'è felice? Vorrei raggiungere il suo stato di felicità e di calma nella vita prima o poi. Quale?